Ben lo vedete in mezzo a noi, siamo collegati con il senatore Toni Loffreda, gli diamo subito la buonasera, benvenuto. Buonasera senatore. Buonasera. Buonasera, è sempre un piacere di essere con voi, grazie per l'opportunità. È un piacere sempre nostro, andiamo alle mille domande che abbiamo preparato per lei. Il lavoro a distanza, senatore, ha assunto una grande importanza, ci siamo, il 2020 credo che... ci ha un po' obbligato il 2021, cosa sarà ecco, per il telelavoro? Sarà molto utilizzato anche dopo la fine della crisi sanitaria? Cosa ne pensa lei? Beh, guarda, tutto l'economia dipende su profitti, dipende sopra il successo che abbiamo. E le imprese pensavano che l'impiegato o i dipendenti che lavorano da casa sarebbero stati più contenti, meno produttivi. Invece abbiamo il contrario, sono meno contenti e più produttivi. Ho visto un sondaggio la settimana scorsa che l'impiegato che lavora di casa lavora 2 ore e mezza di più al giorno. Allora pensiamo un po' a questo, 2 ore e mezza di più al giorno si lavora da casa. Allora penso io che è sicuro che le imprese vogliono ritornare a una nuova normale, vogliono ritornare con tutti gli impiegati il più possibile in un ufficio, ma penso che sono più produttivi da casa. Allora io prevedo, i sondaggi che ho visto, 2 giorni a settimana a casa, dipende anche dall'impiegato, dipende cosa fa. Se sei venditore in un negozio non puoi lavorare di casa, se sei esecutivo devi essere all'ufficio, devi essere vicino agli impiegati, i dipendenti, ma la maggior parte, penso io, che il 50% del lavoro futuro sarà di casa. Poi il problema è questo, gli immobili commerciali, cosa succede? Le città, sì, tutti vanno fuori città perché dicono posso lavorare di casa, non devo essere vicino il centro città, allora c'è un po' di... Giusto. Si pensa a questo, ma io penso che le città, per finire lì sopra, l'economia anche dipende dall'immigrazione. Allora con l'immigrazione gli immigranti vogliono essere in città. Allora non ho un pensiero di Chan che dice guarda in città, le città, le residenze immobiliari scenderanno di valore, non penso, perché gli immigranti vogliono abitare in città. Allora, certo, è il real estate. Questo è quello che vediamo adesso. Sì, il real estate si vede sempre in aumento, quindi tutte domande comunque pertinenti che le stiamo facendo. E poi senatore, parliamo dei mercati. Come considera l'andamento dei mercati azionari? Recentemente ci sono stati dei comportamenti alquanto drastici. I mercati azionari sono ancora sicuri per i cauti piccoli investitori? Sì, guarda, per i mercati si deve guardare i fondamentali, si deve guardare imprese che che hanno profitto anno dopo anno. Come si dice, Warren Buffett diceva che non è, anche in italiano si dice, non è il timing del mercato, è il tempo nel mercato che conta. Allora dobbiamo comprare, gli investitori non devono guardare qualche cosa che non durerà, devono guardare qualcosa che durerà con il tempo. Allora se oggi si compra un'impresa che ha fatto profitto anno dopo anno, per anni e anni, un'impresa che ha fondamentali solidi, come dicono, quell'impresa fra 1 anno, 2 anni, 3 anni sarà ancora lì e rende quello che deve rendere. Ma non si deve speculare sopra i mercati, perché vediamo la speculazione che non dura tempo, non dura tempo la speculazione. Abbiamo visto i mercati ultimamente che certe azioni sono salite, ma sono salite, hanno sceso di valore subito, anche subito. Ma devono investire nei fondamentali, il profitto, anno dopo anno, imprese che sono solide,
che sono lì per anni e anni, dobbiamo essere al sicuro nei mercati e non è il timing, è il tempo nel mercato che conta. Senatore, lei conosce bene il mondo degli affari e la domanda ritorna un po' a quella che ho fatto precedentemente, che ha spesso viaggiato per lavoro. Pensa che dopo la fine della crisi sanitaria ci sarà il ritorno di viaggi d'affari o questi saranno definitivamente sostituiti dalle riunioni virtuali realizzate tramite siti come Zoom, Skype, Google, Meet, eccetera? Guarda, noi facciamo le interviste con Zoom adesso e vanno bene, no? È efficace, non dobbiamo essere nei studi, è più efficace. Allora, si dice, le previsioni dicono che i viaggi per affari caleranno di 50%. Allora, c'è una diminuzione che si prevede di 50%. Allora, sarà anni e anni, perché quello che si può fare a distanza, si farà a distanza. Sicuro che quando uno è in persona è sempre favorevole, dipende cosa fa anche lì, ma penso che alla fine quello che ho visto, quello che sento, le previsioni che ho letto, i viaggi d'affari saranno di 50% dopo questa pandemia. Allora quello, perché abbiamo preso nuove abitudini, Zoom vediamo che funziona. Certo, allora anche certo. Ho fatto interviste con BNN a Toronto, prima dovevo andare a Toronto, adesso le facciamo con Zoom. Ecco, il futuro. Penso sarà un po' diverso, una nuova normale, come dicono. E saranno contenti i bambini che vedono il papà e la mamma che non devono viaggiare come prima, almeno sono a casa, lo fanno da casa. Che bello, comunque è vero, la tecnologia è qui per rimanere, qui per agevolarci ed è quello che abbiamo scoperto in questo 2020-2021, insomma. Sì. E poi senatore, per quanto riguarda lo shopping, si ritornerà alla vendita al dettaglio o spendendo direttamente nei negozi o si preferirà acquistare tramite il commercio elettronico? Come stiamo tutti facendo adesso fin quando i negozi non sono riaperti? Abbiamo visto che anche quando i negozi si riaprono, le vendite nei mercati virtuali non scendono. Allora si vede che anche lì abbiamo nuove abitudini. Sicuro che io penso che l'imprenditore deve avere una nuova mentalità. Deve essere virtuale, deve avere un'esperienza in negozio per il cliente che entra, deve essere avere più consigli di dare, deve essere un'altra esperienza, perché sennò le abitudini che vediamo sono cambiate. I mercati virtuali sono lì per restare, vediamo l'aumento nelle vendite dei mercati virtuali anche quando i negozi riaprono. Poi c'è l'argomento, sì, che siamo in pandemia, allora chi abbiamo paura di uscire, allora no, non si va al negozio. Sì, ma penso che i mercati virtuali sono lì per restare. Dobbiamo trovare e aiutare le imprese avere i mercati virtuali, un'economia digitale, questo è il futuro. Che bello. Non c'è argomento lì sopra, il futuro è lì. L'importante è averla, questa tecnologia ci sta aiutando in questo istante, che possa ancora una volta tutto passare più fretta possibile, più presto possibile. Ringraziamo comunque il collegamento con il senatore Toni Loffreda. Grazie intanto per la sua partecipazione, so che ci sono diversi meeting uno dopo l'altro, sempre virtuali, che avrà anche lei tra poco, ma la ringraziamo del suo tempo, veramente, grazie mille e alla prossima. Grazie. Sempre un piacere di essere con voi, grazie, grazie. Senatore Toni, grazie mille. Senatore Toni Loffreda. Noi ci fermiamo per qualche utile consiglio, saremo di ritorno subito dopo, rimanete con noi.